Ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video di Prestiti a Cartoni. In questo video vorrei parlare di quello che è successo negli ultimi giorni nell'ambito di GTA 5. Un noto modder, Jan, che adesso vi mostrerò uno screen, Jan2295, stavo dicendo, praticamente lui ha sempre affermato che se un giorno la Rockstar gli dirà di smettere di postare in anticipo quello che uscirà su GTA 5 online, lui smetterà. Questo giorno è arrivato. Praticamente gli hanno chiesto di non postare più, diciamo, le anteprime, le cose che usciranno su GTA 5 online. E lui ha accettato questa cosa e da parte sua non avremo più notizie nell'ambito di GTA 5. Per adesso non abbiamo ancora altri modder, ne sono altri, sono rimasti Fontu per esempio, sono rimasti altri modder che loro per adesso non hanno ancora postato niente. Infatti io aspettavo se qualcun altro si aderiva a questa iniziativa di Yand2295, ma per adesso gli altri modder non si sono espressi. Questa cosa vuol dire? Non è che sia venu è venuta la fine delle anteprime di GTA, non credo, cioè spero di no. Ci restano ancora tanti modder, quindi non ci resta che aspettare lo sforgersi della situazione. Altra cosa un po' curiosa che sta succedendo, come molti di voi sanno, moltissimi glitch non vengono nemmeno patchati, sono ancora funzionanti, come scusate, i gift card to friend, come comprare macchine gratis, cioè duplicare i veicoli con amici. Poi c'è un Solomon glitch, però non l'ho portato perché è lunghissimo. C'è quello che funziona a nightclub benissimo, quello da solo pure ci vuole nightclub, la base e tutto. Bisogna andare su e giù con la mappa, bere la birra. Siccome c'era quello con l'amico molto veloce, quindi non ritengo di portarlo, per questo non l'ho portato. Poi, altra cosa, mi mostrerò adesso un altro screen. Come sempre vi farò una traduzione alla buona. Questo riguarda cosa ci aspetta prossimamente su GTA 5. Allora, praticamente qui un utente scrive Telva Nev, se l'ho pronunciato bene, un po' di giorni fa, come vedete, ho aspettato anche a postare alcune notizie per vedere lo sforgersi dei cosa si sforgeva, cosa succedeva in questi giorni, per questo ho voluto aspettare un pochettino. Praticamente la Rockstar, diciamo, ha frenato un po' con le uscite di DLC. Alcuni sono stati un po', diciamo, sono rimasti un po' male che il DLC del Nightclub, la seconda parte che si è uscita, siano usciti dei veicoli che sono di strada, che si possono prendere per strada. Hanno preso la scusa che festeggiano i 5 anni di GTA Online, bla bla bla. Però lo screen, ritorniamo un attimo allo screen. Quello che si traduco alla buona, scusate, nello screen è che praticamente la Rockstar adesso prende solo tempo perché tutti, diciamo, i lavoratori, tutti sono impegnati su Red Redemption 2, che speriamo che sia come lo stanno pubblicizzando, che sia un capolavoro per davvero. Io non vedo l'ora che posso scaricarlo, l'ho già acquistato. Quindi, essendo tutti concentrati su Red Redemption 2, lasciano per un po' GTA 5 online un po' nell'ombra, diciamo, siccome che siano tutti a lavorare su quel progetto. Quindi, rischiamo di non aver un DLC prima di Natale. Quindi, adesso sono uscite 4 di quei 10 veicoli, ne usciranno altri 6 prossimamente, quindi
fino all'uscita di Red Dead Redemption siamo sicuri che non uscirà niente, quindi la Rockstar prenderà solo tempo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi rischiamo di avere un DLC entro dicembre, forse, se tutto va bene, prima di Natale, oppure se siamo sfortunati non avremo, avremo solamente il DLC, quello di Natale, che ci ripropongono tutti gli anni, solite maschere, costumi. Per adesso non si parla tanto di GTA, si sta tutti si stanno concentrando su Red Dead Redemption. Questo è quello che dice anche Fantù sotto, che era nel Twitter che ha risposto. E per adesso, raga, ci saranno molto più poche notizie. Se ad esempio Fantù e gli altri modder si aggregheranno anche a loro a questa iniziativa che sta facendo Jan 2295, avremo sempre più poche notizie riguardando il GTA, quello che uscirà. Quindi non lo so se uscirà un altro pinco pallino che prenderà il loro posto, ma non so, fino ad ora quello che hanno postato loro si è sempre avverato, non si sono sbagliati quasi mai, erano sempre affidabili. Raga, con questo piccolo video informativo è tutto, insomma è durato pure un po' lungo, sto vedendo la registrazione, 6 minuti e 40, ragazzi un abbraccione a tutti, se ci saranno novità vi farò sapere, che dire, fate bravi e ci sentiamo nel prossimo video, alla prossima, ciao!